1 gennaio 1919. Nasce a New York lo scrittore Jerome David Salinger. Nel 1951 pubblica il suo primo romanzo, Il giovane Holden, che immediatamente diviene un caso letterario e gli porta una fama planetaria. Il suo quarto e ultimo volume, che raccoglie due romanzi brevi, esce nel 1963. Salinger trascorre i successivi 47 anni in silenzio, isolato nella sua casa di Cornish, in New Hampshire, cercando di sfuggire alla curiosità dei media e dei suoi tantissimi fanatici ammiratori. Muore il 27 gennaio del 2010.